Ciao amici, it's a match day, carico carichissimo per la prima di Andrea Pirlo alla guida della Juventus, questa sera ore 20.45 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, Allianz Stadium che riapre le porte per 1000 invitati, 1000 tifosi scelti tra i vari sponsor e che comunque rappresentano poi un barlume di normalità alla ricerca poi della totalità della normalità che inevitabilmente nei prossimi mesi sicuramente tornerà a pieno regime. Giornata di sorprese per quanto concerne la lista dei convocati a Juventus perché appunto nella lista diramata da Pirlo non figura Luca Pellegrini e dalle verifiche che ho effettuato vi posso dire che il terzino romano non è stato convocato per la sfida di questa sera perché è al centro di una trattativa di mercato. Diciamo che anche qui è stato tutto molto volubile perché fino a qualche giorno fa si pensava che il prescelto andarsene fosse Mattia De Sciglio, l'avevo raccontato, l'abbiamo scritto su gol.com, accordo fatto con la Roma, accordo fatto tra De Sciglio e la Roma, poi però cosa è successo? Che Erik Karlstrom ha rifiutato il passaggio al Genoa, ha scelto di rimanere alla Roma, ieri tra l'altro è partito titolare nella trasferta di Verona e quindi i giallorossi con la permanenza del laterale olandese, con Bruno Peres, con ancora Santon alla corte di Fonseca, beh, non hanno potuto più chiudere l'operazione con la Juventus per De Sciglio, tanto era congelarla e al momento farla saltare. Cos'è successo poi? Che nei vari giorni, nelle varie ore, l'interesse del Genoa, che già ha preso Marco Piazza in prestito dalla Juve, su Pellegrini è diventato un interesse sempre più concreto, una pole position sempre più solida, vuoi perché Rolando Maran conosce bene il giocatore avendolo allenato l'anno scorso nella passata stagione a Cagliari, vuoi perché sul gioco delle fasce appunto Maran vuole costruire le basi per una stagione serena. Vedi l'arrivo di Zappacosta che tra l'altro ha fatto il suo debutto con un bel gol contro il Crotone. E quindi in questa situazione, ripeto, molto volubile, la Juve ha optato per non convocare Pellegrini. Cosa succede? Succede che adesso vedremo quale sarà la formazione ufficiale, ma già ieri avevo fatto un tweet, avevamo scritto su gol.com di come De Sciglio fosse in pole position per partire titolare sul fronte mancino questa sera. È chiaro che non avevamo la certezza sul fatto che Pellegrini non venisse convocato, ora ce l'abbiamo e quindi abbiamo anche pressoché la certezza che De Sciglio, da partente, da promesso sposo alla Roma, invece si ritrovi a macinare chilometri a partire titolare nella prima uscita ufficiale stagionale. Vedremo poi se magari il mercato proporrà delle occasioni, proporrà anche nello stesso ruolo del terzino sinistro delle soluzioni da attuare, magari vedendo quello che accadrà su De Sciglio, perché si è parlato anche di un interesse del Paris Saint-Germain che deve sostituire Bernat che ha subito un gravissimo infortunio. I parigini seguono anche Alex Telles che però conteso anche a Manchester United. Insomma, è un grandissimo caos. Il riassunto è uno solo, che Pellegrini non è stato convocato perché al centro di una trattativa di mercato con il Genoa in pole position. C'è stato anche un sondaggio del Parma, della Fiorentina, ma è il Grifone in queste ore che lavora lacrimente per assicurarsi appunto il laterale della Juventus. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto di questa eventuale partenza e ci vediamo domani poi per il commento di Juventus-Sampdoria. Come ben sapete non si possono fare video per una questione di diritti allo stadium e quindi io ovviamente rispetto alla lettera le regole, però domani vi dirò il mio punto di vista qualora potesse interessarvi su appunto la prima uscita ufficiale della Juventus. Se siete tifosi della Juventus, appunto, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like ai miei video. Un abbraccio!